Adesso ragazzi andiamo in un posto. Vloghiamo? Sì! E allora vloghiamo. Ma questa per i bimbi sarà una sorpresa. Dopo ben 2 settimane che siamo rimasti a casa, tra pioggia, una domenica c'è stata la gara di Gaia, quindi non abbiamo potuto fare... No, 2 giorni! Due domeniche, sono 2 settimane che stiamo a casa e non usciamo. È 2 giorni che Gaia va alla gara. Sì, Gaia ha fatto 2 gare, però in descrizione trovate il video della gara che ha fatto domenica 3 aprile. Ah, il mio orologio? Orologio 800 metri. Devi sedere? Si illumina con il pulsante sotto. Bene ragazzi, ci manca un'ora per arrivare a destinazione, ci vediamo all'arrivo. E siamo arrivati, abbiamo trovato la zebra. Ciao zebra. Kristen, siamo arrivati. Ti piace questa sorpresa? Sì. Ci sono anche le cicogne. Ciao papi. Gaia, com'è allora questa sorpresa? Bella, ti è piaciuta? È lo zoo. Special, più o meno. Là c'è la zebra, là c'è la cicogna nera e la cicogna normale. Lui mangia. E ho fatto anche una foto. Ho fatto anche la foto, ma dammi il telefono, facciamo. No, 2 foto. Guarda che si muove, guarda! Ma che bello! Qui ci sono i pelicotteri rosa! C'è anche il pellicano, dov'è il pellicano? Ci sono le tartarughe. Wow, ma questa è gigantesca. Ah, finalmente dopo 2 domeniche a casa, amore. Ah? Di nuovo in gita fuori porta. Un nuovo vlog. Bellissimo questo posto. Ci abbiamo messo 1 ora e mezza per arrivare, ma è molto bello. Non funziona. L'altra volta stavamo. Però è venuta bene il foto. Eccolo. Lì, cosa hai trovato? Che stiamo facendo? Ma l'hai visto lo spaventapasseri? Ti vuoi fare la foto vicino? 3, 2, 1. Cheese! Ma guardate qui Cristiano cosa mi ha regalato. Me ne hai regalati tu questi bellissimi fiori? Ah, che bel bouquet. Stiamo facendo il giro del giardino con una guida che ci sta spiegando tutti i dettagli di tutti gli animali. Anche qui c'è l'ibis rosso che abbiamo anche visto in libertà al bioparco. Questi sono bellissimi uccelli. Qua c'è una gazza. Non so se si riesce a vedere. Qui ci sono gli scoiattoli. Guarda. Lo vuole toccare anche Gris. L'hai accarezzato? Sì. È morbido? Sì. Si sta dormendo. C'è la civetta lì fuori. Guarda che ha girato la faccia, guarda. Ciao. Ciao civettino.
Cosa hai disegnato? Fammi sentire. Ho disegnato il cielo, il drago, il nether. Il drago. E poi una nuvola. Questo come l'ho fatto? Non lo so. L'ha disegnato qualcuno? Qualche bimbo dispettoso. Poi? Poi il sole, poi il cielo. E poi? Questa è una renna? Questo è un pinguino? Sì. Poi? Aspetta! Questa sembra più una statua. È una statua? Assomiglia di più. Il becco al pinguino. Crima, ce ne vogliamo andare? Fai vedere un po' con queste mani. No. Fai vedere un po' con queste mani. Fai vedere. Che ti sei combinato? Dammi il pennello. Ah, che cos'è? Il vola vola. Vola vola alla bevaglia. Belli miei bimbi. Sono belle tanto, Gaia. Vai. Ah, piano. Ma amore, vedi che questo si rompe, mamma. C'è la delicatezza di un elefante, Crista. Adesso ci andiamo a fare una passeggiata per il centro storico di Caserta, quindi andiamo a visitare Caserta Vecchia, chissà come la pizza, e poi direzione pizzeria, troveremo una bella pizzeria che fa anche pizza senza glutine e mangeremo lì stasera per poi rientrare a Battipaglia. Bimbi! Napoli! Bimbi! Salutate! Oh, salutate tutti! Ciao! Ciao! Ora andiamo a mangiare la pizza! Vedi che io il tuo ciao lo metto! Ragazzi, ora purtroppo dovremo andare a casa e noi ci vediamo al prossimo video! Iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete! Ciao belli! Ciao belli, però noi ci siamo dimenticati tutto un pezzo della serata. Dove siamo andati a mangiare? A una pizzeria. Abbiamo mangiato? Aspettate che mi metto la cintura. Io una pizza con i bocconcini centrali e due. Mamma ne voleva uno e mi sono dimenticato, mi sono mangiati tutti e due. No, che tra l'altro uno dei due bocconcini che io volevo assaggiare è anche caduto a terra, quindi ho detto me lo davi a me. Perché io volevo far finta di mangiare il bocconcino, mi sei fatto no e è caduto a terra. Comunque ci siamo fermati, a mangiare, come si chiamava? Che hai rotto un bicchiere. La tana del lupo. Tana del lupo. Che ho rotto un bicchiere. Gaia ha rotto il bicchiere. Di Jacopo. E alla fine stavamo cercando una pizzeria senza glutine. La tana del lupo faceva la pizza senza glutine, ma solo su prenotazione. Quindi alla fine io mi sono presa una tagliata rucola e grana buonissima. Che era buonissima, meglio della pizza. Buonissima. Luca ti ha preso una pizza, com'era? Salsiccia, asparagi. Salsiccia, asparagi e c'era la mozzarella tagliata a fette grandi. Io invece ho preso. E c'erano anche i porcini. E c'erano anche i porcini. Invece Gaia si è presa una diavola dolce, perché mamma mi diceva no, perché non sai come il tuo stomaco può reagire se non ti piace a te. E perché lei non ha mai assaggiato il piccante e voleva assaggiare il piccante giusto stasera. Ho detto ma scusami, quando siamo a casa ti fai la pizza col piccante, se ti piace te la prendi. Va bene, adesso torniamo a casa, abbiamo messo il navigatore, ci vogliono 1 ora e 12 minuti. Ci mettiamo in viaggio e torniamo a casa. E se vi è piaciuto questo video,